Ciao a tutti e benvenuti al consueto appuntamento per vedere quanto ho speso e consumato per riscaldare casa quest'inverno. Facciamo un confronto prima con quello dell'anno scorso, che comunque potete vedere anche il video sul canale. L'anno scorso ho speso 530,12 euro per un consumo di 2.989 kWh nell'inverno 2019-2020, mentre questo inverno 2020-2021 ho speso 862,39 euro per un consumo di 5.188 kW. Tenete conto, come vi avevo già accennato, che in questo inverno praticamente io sono stato a casa anche in dicembre, cosa che di solito non facevo, quindi c'è un mese più e a dicembre, se avete visto i video sulle bollette, ho speso 200 euro, quindi c'è da tenere conto quelli 200 euro in più, perché di solito ero sui 530-600 euro di spesa. Quest'anno sono 800 euro, anche perché è stato comunque un inverno lungo, me lo potete confermare anche voi, che abbiamo iniziato da ottobre a novembre a scaldare, fino anche alcuni fino a maggio, fine maggio. Ecco, il mio periodo è stato da ottobre a novembre e ho speso 862,39 euro. Quest'anno sta per iniziare l'inverno e cambierà un po' tutto, quindi finalmente ho preso, la vedete qua alle mie spalle, la pompa di calore, condizionatore inverter a pompa di calore, quindi fa sia aria fredda che aria calda, potete vedere anche di questo i video, e da adesso inizierò a vedere le bollette insieme a voi con questi consumi e non più con le stufette elettriche. Ho già iniziato un po' a scaldare. Ecco, intanto vi lascio alle bollette elettriche, così potete verificare anche voi i costi e i consumi di ogni mese dell'inverno che abbiamo passato. Ciao a tutti!